Lo hanno avvicinato, probabilmente dopo avergli bucato le gomme, aggredito ed infine derubato. Un assalto ad un portavalori alle prime luci dell'alba, attorno alle 6:30 di questa mattina, a Palazzo del Pero. I malviventi, almeno due a volto coperto, hanno atteso l'arrivo del mezzo, un furgone non blindato, all'ingresso del paese. Lì sarebbero riusciti a fargli forare una gomma. A questo punto la guardia giurata è stata costretta a rallentare e gli si è affiancato un altro mezzo dal quale sono usciti i banditi. Lo hanno minacciato con una pistola, aggredito e scaraventato a terra, e hanno poi preso il cellulare e lo hanno lasciato lungo la strada a soccorrere l'autista di un autobus che passava di lì. È stato portato in ospedale per le cure del caso. Non sta bene, sta in ospedale. Avete avuto modo di parlarci? No, purtroppo no. I banditi a questo punto si sono messi alla guida del mezzo portavalori. Il furgone è stato poi abbandonato vuoto e ritrovato dai carabinieri sotto questo ponte lungo la vecchia statale 73. La fuga dei banditi è proseguita in direzione Valtiberina, ingente il bottino che potrebbe aggirarsi attorno ai 400.000 euro. I banditi hanno infatti portato via le cassette contenenti il denaro. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.